Buongiorno, stamattina mi trovo nel comune di Prata Camportaccio, strada per andare verso Uschione, dove si incontra la sbarra, c'è uno spiazzo per parcheggiare e voglio fare un anello fino al lago del Grillo. Adesso non andate verso la sbarra, ma prendete qua a sinistra, prima tappa, Uschione, e si comincia. Allora, arriviamo a un incrocio, a sinistra si va verso Uschione che andremo dopo, a destra si sale sempre su l'asfaltata, ma attenzione che subito qua a destra troveremo dei cartelli al pedamino su quella stradina qua, eh? Non si vede molto e si continua. La strada è una bella mulattiera per il momento, facile, poi vedremo più avanti com'è. Dopo pochi minuti il sentiero comincia a salire ripido, alcune roccettine in mezzo al sentiero, ma niente di complicato, eh? Siamo arrivati a un punto panoramico, sotto di noi Chiavenna. Allora, quello è Uschione, dove dopo andremo, e quella là in alto è il Pizzo Guardiello che ho fatto l'altro giorno, troverete il video. Si continua, vento forte e via. Dopo un'oretta siamo all'Alpe d'Amino a 1215 metri, davanti a noi il Pizzo di Prata sempre più vicino. E adesso prendiamo i cartelli verso Mottaccio, Lago del Grillo. Dopo qualche minuto, subito qua a sinistra, là in alto, la vetta del Pizzo d'Amino, dove adesso andremo. Allora, per andare alla vetta del Damino dovete andare un po' più avanti, troverete una piccola tracettina più in alto a sinistra, dovete riscendere e qua comincia la salita tra le rocce verso il Pizzo Damino. Vediamo un po' com'è. Ecco, ormai siamo alla vetta. Eccomi alla croce. Crocione in legno. Pizzo d'Amino a 1296 metri. Opla. Vediamo un po' com'è qua dietro. Panorama stupendo, come vedete.
Bene, e una l'abbiamo fatta, andiamo avanti. Siamo arrivati a Piazza Longa, 1320 metri. La vetta del Pizzo d'Amino è proprio là sotto, qui vicino. Salite verso queste quest'Alpe e troviamo i cartelli: seguire sempre Laghetto del Grillo, 2 ore a destra. La strada continua molto semplice, siamo in un bosco di pini e adesso piano piano dobbiamo scendere. Vediamo un po' com'è. Sì, strada normalissima, si scende un pochino. Siamo arrivati a una bella piana col prato, con tutta la pineta intorno. Dopo un paio d'ore, abbiamo dei cartelli, siamo arrivati a Pozzai, a 1470 metri. E seguiamo qua a destra, verso il lago, sempre il Lago del Grillo. Allora, noi arriviamo da là, il terreno è facile, ma non molla un attimo, va su sempre bello ripido. Siamo arrivati a un bel punto panoramico, siamo proprio davanti al Pizzo di Prata, qua vicino, sembra quasi di toccarlo. E abbiamo fatto, siamo 2 ore e 40 di strada, Si continua. Dopo circa 3 ore siamo arrivati all'Alpe Mottaccio, il Mottaccio, a 1910 metri. Arriviamo su da là noi e al Laghetto del Grillo manca un quarto d'ora. Bene, andiamo al laghetto. Allora, lì troviamo una freccia, qua un sasso con scritto Lago del Grillo. Attenzione a non sbagliare qua, perché alla nostra destra c'è un segno, ma non è quello giusto, lì si va su verso la vetta. Dovete andare dritti. Allora, vediamo se scappano. No, sono troppo lontano, 2 belle marmotte. Eccole là, si sono nascoste. E da qua già vedo il lago, siamo quasi arrivati. Adesso scendiamo un po' verso il lago. Fortunatamente c'è acqua. Guardate che bello. Eccomi sceso fino al laghetto. E subito qua avanti ci sono dei cartelli che dopo andremo a vedere. Allora, ecco il cartello, dice Lago del Grillo 1950 e adesso continuiamo per Scarlon Zoo a 20 minuti. Si scende. Allora, il lago era sopra lì. Dopo il lago, a scendere giù, là troviamo un altro cartello. Come vedete ci sono un po' di roccette. Sono segnati i sentieri, come vedete, però vedete, ci sono le rocce. Dopo quelle roccette che avete visto prima, non è che durano tanto, continua con un sentierino in mezzo al bosco, ripido ma semplice, come vedete. Dopo circa 4 ore siamo arrivati a Scarlon Zoo, 1703 metri. Questo è un bivacco, andiamo a vedere. Il bivacco è aperto, ma che schifo. E diciamo proprio in emergenza, Bene. E adesso da lì prendiamo il cartello verso Uschione.
Dopo il bivacco è un semplice sentierino nel bosco che scende, niente di difficoltoso. Dopo 4 ore e mezza siamo arrivati, qua sotto si vede, i prati del Conte. Adesso scendiamo. Allora, qua vicino alle casette, vediamo un po', prato del Conte a 1434 metri. Adesso Uschione, 1 ora e un quarto, prendiamo sempre Uschione e andiamo avanti. Siamo arrivati a Pesceda, 1313, dopo un quarto d'ora più o meno dai prati del Conte, e qua mi dà Uschione ancora 1 ora. Sta cominciando a piovere, purtroppo. Si continua. Dopo le case si prende il sentiero in mezzo al prato, comunque ci sono dei segni. Guardate che bello qua. E si scende nei pratoni. L'ultimo pezzo prima di Uschione è una stretta mulattiera con i sassi che mi porterà, adesso si vede già da qua, in Uschione. Bene, siamo usciti sulla strada asfaltata, abbiamo girato a sinistra, adesso qua siamo appena sopra le case di Uschione e torniamo indietro un pezzo fino al parcheggio. Bene, sono tornato al parcheggio, il giro totale di 5 ore e mezza, poi tutti i dati come al solito li trovate sotto il video nei dettagli. Alla prossima!